Agilulfo, re dei Longobardi in Pavia, prese in moglie Teodolinga, rimasta vedova di Autari e stato similmente dei Longobardi. Bellissima donna, brava e onesta. Ecco, advenne che un palafreniere... Cos'è un palafreniere? Quello che si occupa dei cavalli. Palafreniere della Dentaina, uomo di finissima condizione, ma bello. Oh, bello e grande. Sì, come il re Agilulfo, senza misura della reina, pensate un po', si innamorò. Quantunque, io non abbia alcuna speranza di dover mai a lei piacere. Tutto ardo in amoroso fuoco. E studiosamente faceva, oltre a ogni altro dei suoi compagni servitori, ogni cosa alla quale credeva che alla reina dovesse piacere. Ma come noi veggiamo assai sovente avvenire, quando la speranza diventa minore, tanto maggior l'amor diviene. E questo palafreniere dal disio si nascosto, non essendo da alcuna speranza alimentato e da questo amor non potendo disciogliersi, vi liberò di morire. Adunque, morire per morire, morirò tentando la fortuna in potere o a tutto o a parte di avere del mio desiderio soddisfazione. Vo a vedere se con l'ingegno con la reina giacer potrei. Successiva, trovato un mantello simile a quello del re Agilulfo. E così si infilò nel letto della bella reina. Egli desiderosamente, beh, senza dire alcuna cosa, più e più volte la reina in senso biblico conobbe. Se tu montava, non matava, viene. Se tu montava, tu non ora fa. Se tu montava, non matava, viene. Se tu montava, tu non ora fa. Se tu montava, Ma, monsignore, ma cosa avete questa notte? Voi vi partiste pure testé? Ben oltre l'usato modo prendeste di me piacere e così tosto da capo ritornate. Ah! Qualcuno è passato di qui. Ma io non farò come molti sciocchi farebbero, chiedendo e dicendo: non fu io, chi fu, come andò, chi venne. Tacendo, ni una vergogna potrà tornarmene. Donna! Non vi sembro io uomo da poterci altra volta esserci stato e ancora presto tornarci? Monsignore, sì, ma vi prego di pensare alla vostra salute. Ah, e mi piace seguire il vostro consiglio. Senza più darvi impaccio, me ne vo a tornare. Ciascun dorme, ma colui che con la reina è stato, il battimento del cuore per la fatica avrà più forte. Questi ed esso!
ben saprò riconoscerlo domani, senza parte dei capelli. Il re, levatosi alla mattina, comandò che i servitori tutti gli venissero davanti e cominciò a guardare per riconoscere il tondato da lui, ma veggiando la maggior parte di loro con i capelli a un medesimo modo tagliati, capì che colui che stava cercando, quantunque di basse condizioni, beh, fosse assai maestro nell'uso dell'ingegno e del senno. Senza rumore nulla potrò ottenere. E che era una piccola vendetta. Non voglio io una grande vergogna. Chi il fece, non faccia mai più. Andatevi con Dio. Più mai il palafreniere si infilò nel letto della reina, mostrando d'essere savio oltre che astuto. Siccome il re Agilulfo mostrò liberalità e temperanza.